Come annunciato ieri sera, vi presentiamo ora il servizio di Laura ad aprile sul progetto dedicato alla memoria degli italo-canadesi internati durante la Seconda Guerra Mondiale. These events, they defined those who lived through them, and their impact was very real and long-lasting. L'internamento degli italo-canadesi durante la Seconda Guerra Mondiale è ancora oggi un capitolo della storia poco conosciuto. Ed è stato proprio il bisogno di colmare questa lacuna che ha portato diversi enti italo-canadesi a collaborare per realizzare AICW Remembers, The Internment of Italian Canadians, progetto che include tra l'altro la pubblicazione di due libri, una serie di articoli, l'allestimento di memorabilia al Columbus Center ed un sito web. Un libro, un volume di contributi creativi, allora narrativa, poesie, sculture e poi abbiamo anche pubblicato un volume di 21 saggi scritti da ricercatori, professori, accademici, eccetera. E l'ultimo lancio che facciamo in Canada, abbiamo fatto il lancio a Vancouver, a Montreal, a Ottawa e la settimana scorsa eravamo a Halifax al Canadian Museum of Immigration at Pier 21. We're in a sense remembering, memorializing a rather dark period in Canadian history when people were rounded up in the intensity of the Second World War for no apparent reason and were interned in some cases for two or three years without any specific charges or without any attempt to get at the evidence. This was technically legal at the time, I gather, but clearly is not in adherence with Canadian values as we firmly believe in them, and really was a betrayal of the values that Canadians aspire to. This project aims to increase the knowledge of this event in Canadian history. Mio padre l'hanno preso e l'hanno portato al campo di concentramento il 10 giugno 1940. Per tre settimane noi non sapevamo dove era. Dopo circa tre settimane abbiamo ricevuto una lettera e ci ha avvisato che era a Petawawa e che stava abbastanza bene. Io avevo 13 anni, mia sorella aveva 8 anni. E non avevamo mezzi di vivere. Hanno arrestato 770 italiani nella provincia di Ontario. Il 10 di giugno 1940 ritornavo da scuola e uno ci aveva il giornale e ho visto che l'Italia aveva entrato in guerra. Ma mio padre, lui sapeva bene che ci andava dentro, perché lui era il capo del fascio, intanto faceva quello che faceva e aveva il diritto di metterlo in galera. Per due generazioni queste persone hanno soffocato la loro identità italiana e hanno perso la lingua e hanno perso veramente per due generazioni le loro radici italiane, l'italianità. Oltre che elucidare questo episodio storico poco discusso, il progetto mira a portare in primo piano temi importanti quali il razzismo e la discriminazione, sia in termini storici che contemporanei. Si può dire che se non era giusto per noi non sarà giusto oggi per gli altri o per altri che non ancora sono qui per domani. Ma questa è una cosa, perché ci vuole vigilanza, ci vuole active citizenship e delle volte forse perché non succederà più a noi, possiamo rilasciarci. Questo non è la base di un buon citizenship. Bisogna dire che queste cose non dovrebbero succedere né a noi di origine italiana né agli altri di altre origini. Il progetto, che è stato finanziato dal governo federale, rientra nel mandato del programma per il riconoscimento storico di diverse comunità in Canada. Laura D'Aprile, Omni News.